Al Via ad Arezzo, nel quinto centenario della nascita di Giorgio Vasari, due mostre che celebrano l'artista, l'architetto e lo scrittore aretino. Sono state presentate stamani al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna in Via San Lorentino. La sua vita e la sua opera sono ripercorse nelle rassegne, svegliando l'animo di molti a belle imprese, il primato dei toscani nelle vite del Vasari, che sarà aperta dal 3 settembre al 9 gennaio nella Basilica Inferiore di San Francesco, e Giorgio Vasari, disegnatore e pittore, in studio, diligenza e tamorevole fatica, che sarà invece fruibile al pubblico dal 3 settembre all'11 dicembre nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea. Si tratta di una manifestazione unitaria, non a caso abbiamo voluto presentarla assieme, perché essa rappresenta la sintesi di un lavoro importante fatto dalle amministrazioni locali e dalla sovrintendenza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale che Vasari rappresenta anche nella nostra città. È un'occasione fondamentale perché permette, oltre che di valorizzare il cinquecentenario della nascita di Vasari, ma anche di valorizzare quello che è il nostro patrimonio, che attraverso di lui si manifesta con tutta la sua forza e che esprime la necessità appunto di conservare la memoria, di ricordare, di fare sì che la cultura diventi lo strumento fondamentale per riuscire a essere in grado di interpretare il presente e poter costruire il futuro. La cultura in un momento storico, politico, economico come quello che sta vivendo il nostro paese, ma il mondo intero, in cui appunto la crisi porterebbe a un'interpretazione più dell'oggi che non dell'ieri e del domani, la cultura invece ci impone per fortuna di ricordare, attraverso il ricordo quindi di esercitare la funzione della memoria per poter costruire il futuro. A questa mostra di Giorgio Vasari un importante partenariato, quello anche di Aboca, come avete contribuito? Noi si è contribuito cercando su incarico del sovrintendente Bureca di collegare le due mostre e di fare un circuito cittadino, di segnarlo perlomeno per identificare le zone artisticamente più importanti di Arezzo, e si è pensato di tracciare questa mappa attraverso queste stazioni di piante medicinali che ricordano sia l'opera del Vasari, che quando ha disegnato il laboratorio di spezieria di Francesco I dei Medici, che era uno speziale, e ha disegnato il corridoio vasariano che collegava Palazzo Vecchio al giardino di Boboli, dove serviva sicuramente anche per la raccolta di piante medicinali.